Martedì 12 settembre. Gesù si estranea, prega, lo fa nel monte, sale sul monte, prega. In qualche modo si distanzia dalle dinamiche umane e, ispirato, decide di scegliere quelli che vengono definiti gli apostoli. Tra i discepoli sceglie gli apostoli, ma non lo fa su un piano curriculare come siamo noi abituati a fare quando dobbiamo scegliere delle persone che hanno il compito, magari, di governare un sistema. Si fa un concorso. Si stabiliscono i criteri, sono criteri umani. Inclini a pensarci forgiatori di perfezione. E in questa immagine della perfezione che deriva da dei criteri stabiliti dagli umani, perdiamo di vista la necessità invece di pregare. Pregare perché Dio ci orienti nelle nostre scelte. Ed è quello che fa Gesù, il figlio di Dio, la parola che si è fatta carne, che abita in mezzo a noi, che in quel momento trova folle che lo seguono per essere guarite, per ascoltare la sua parola. Pertanto potrebbe avere a tutti gli effetti la postura del capo, del re, del governatore, che ha in sé i criteri selettivi della classe dirigente. No, sale e prega, medita, ascolta la parola di Dio, l'ascolta in sé e su questa base sceglie un gruppo di esseri umani imperfetti, tra i quali c'è anche il traditore. Dunque ha sbagliato i suoi piani? Questo sarebbe un modo di pensare di noi esseri umani. Ho sbagliato, guarda un po' di chi mi sono circondato. Addirittura c'è uno che mi tradisce, forse non ho guardato bene il curriculum. Molto spesso anche gli amici, noi li selezioniamo sulla base di criteri autoreferenziali, anziché semplicemente lasciarci andare all'incontro. Ma questo lasciarci andare implica la disponibilità di soffermarci, meditare, pregare. La preghiera come dimensione dello svuotamento di sé e di accoglienza, di una parola che ci trascende. Ma vediamo un po' il brano del Vangelo di oggi e poi il commento di Papa Francesco in occasione dell'udienza generale del 2 agosto del 2021 dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte, va sul monte. Questa è una figura emblematica della vita di Gesù. Andare sul monte, andare in alto, a pregare. E passò tutta la notte pregando, pregando Dio. Prega, invoca, ascolta. Quando fu giorno, chiamò a sé e sé i suoi discepoli, chiama tutti e ne sceglie 12. Ripeto, non fa un concorso curriculare per selezionare i meritevoli, i perfetti, gli integerrimi. Non predispone un piano di valutazione che lo garantisca. Tutto nasce da questa dimensione della preghiera, che non può mai essere garanzia assoluta,
di selezione della perfezione, ma rappresenta una disposizione d'animo nella quale accogliamo la nostra e l'altrui perfezione, che è sempre finalizzata comunque alla sequela di Gesù, se ci poniamo però in queste precondizioni di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Dunque ne scelse 12 ai quali diede anche il nome di apostoli. Tutti sono discepoli, ma solo 12 sono apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro. Se noi poi andiamo nel dettaglio di ciascuno di questi nomi, troviamo delle immense contraddizioni. Andrea, suo fratello Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo. Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo e Giuda l'Iscariota, che divenne il traditore. Dunque Gesù ha fatto male i conti? No, non ha fatto i conti, semplicemente questo. Pregare non significa fare i conti, essere dei questuanti, significa aprirsi ai suggerimenti di Dio che ci invita a vivere la dimensione dell'amore nell'imperfezione. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea. Non c'erano solo i discepoli, c'era anche gente che veniva da molte parti, dalla Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti, le malattie dell'anima, che da sempre rappresentano un grande turbamento per l'essere umano, che manifestano la presenza del male su questa terra, e Gesù guarisce anche coloro i quali sono abitati dagli spiriti impuri. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. La forza di un uomo ispirato da Dio, che è il figlio di Dio, il quale sceglie nell'imperfezione. Non rappresenta in nessun modo un rispecchiamento di noi esseri umani, quali pretendiamo molto spesso una selettività invocante una perfezione antropocentrica. Vedete, il Vangelo di oggi ci insegna a lasciarci andare alla parola di Dio, se siamo credenti, comunque alla trascendenza, se abbiamo dubbi o ci dichiariamo atei, perché lì è il modo attraverso il quale possiamo trovare la strada, l'indicazione per vivere autenticamente nella imperfezione. Ma leggiamo quanto afferma Papa Francesco. I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata fondamentale nella relazione di Gesù con i suoi discepoli, la preghiera, che noi molto spesso rappresentiamo sì come una modalità rituale, magari per chiedere qualcosa. Ciò appare già nella scelta di coloro che poi diventeranno gli apostoli. Luca colloca la loro elezione in un preciso contesto di preghiera e dice così, e qui Papa Francesco ci ricorda il passaggio. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno,
chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Gesù li sceglie dopo una notte di preghiera. Pare che non ci sia altro criterio in questa scelta, se non la preghiera, e dovrebbe rappresentare il modo attraverso il quale noi magari ci predisponiamo a scegliere nella preghiera, che significa obbedienza, ascolto. Siamo di fronte al dialogo di Gesù con il Padre, nella dialogicità. Con il Padre troviamo la fonte ispiratrice che ci porta a scegliere non sulla base del nostro egocentrismo, ma sulla base del lasciarsi andare all'ascolto. A giudicare da come si comporteranno poi quegli uomini, sembrerebbe che la scelta non sia stata delle migliori, perché tutti sono fuggiti, lo hanno lasciato da solo prima della passione, ma è proprio questo, specialmente in presenza di Giuda, soprattutto la presenza di Giuda, il futuro traditore, a dimostrare che quei nomi erano scelti nel disegno di Dio, e il disegno di Dio è nella imperfezione, una imperfezione che ci scuote profondamente se siamo capaci di pregare autenticamente, aprendoci alla dimensione dell'amore e della giustizia, che non può essere un nostro prodotto rispetto al quale possiamo andare anche fieri, finalmente meritevoli. Saremo salvati al di là dei nostri meriti, ma noi siamo chiamati a testimoniare l'amore e la giustizia ascoltando il Padre nella preghiera. Buona giornata a tutte e a tutti.